Presidente, la sua elezione arriva dopo tutta una serie di incontri, di verifiche, di superamento di contraddizioni, di tensioni. Ecco, ora questo passato lei lo eredita per poter riportare tranquillità, serenità nelle istituzioni? Certamente sì, abbiamo vissuto una stagione non semplice, piuttosto confusa. Oggi abbiamo eletto il nuovo ufficio di presidenza, a me il compito di portare avanti un lavoro già avviato, molto complesso, di tipo legislativo e di tipo programmatorio. A me anche il compito di lavorare per supportare l'azione del presidente Pittella in questa fase finale di legislatura per la chiusura del suo programma, ma c'è un'azione più ampia da dover svolgere. Quella di lavorare per rafforzare il legame della regione con il popolo lucano, recuperare la fiducia in un ente, quello della regione, spesso sottovalutato, spesso considerato un ente non propriamente utile per i cittadini, che invece è un ente fondamentale che deve recuperare la missione che gli ha dato la Costituzione. Dovremmo Presidente, poi. scusi se l'interrompo, questo concetto di recuperare il rapporto con le comunità diciamo, è un dibattito che si è aperto da qualche mese. Dopo il risultato del 4 marzo, questo diventa un'esigenza maggiore. Certamente sì, dobbiamo far comprendere che la regione e la politica è vicino ai cittadini, vicino soprattutto a quelli che soffrono maggiormente e che più di tutti pagano il prezzo di una crisi economica che è stata molto profonda, soprattutto nel Mezzogiorno e nella nostra regione. Quanto potrà mettere a disposizione di questo nuovo ruolo l'esperienza amministrativa che lei ha avuto? Certo, quella esperienza può essere molto importante per comprendere non soltanto la necessità di indirizzare complessivamente il messaggio che la Regione mette in campo nella direzione degli ultimi, dei più deboli, di chi ha bisogno e complessivamente nella necessità e nella esigenza di costruire percorsi di sviluppo, quanto nella indirizzare l'azione legislativa esattamente in quella direzione.